presto, ciao. Sì. Ciao. Allora, Melba Monti, 23 anni, da Locarno, Svizzera. Buonasera, buonasera. Eccomi qua. Eccola qua. Senta, lei che taglio ha di te? Ma c'è una persona in studio? Una terza abbondante. Non è il suo forte questa roba qua. Cioè, le tette non sono il suo forte. Anche. Lei sì, è sempre stato in realtà, perché io ho sempre avuto un seno prosperoso. L'ho rifatto. L'ha rifatto, eh? Terza abbondante non è tantissimo. Ma ce l'avevo già una terza. Ce l'aveva già. Ma non ho capito, lei è anche abbastanza curvi, cosa che piace di solito, no? Sì, a me piace molto il corpo, così mi è sempre piaciuto fin da piccola. Sarà forse, non lo so, tutte le persone che conosco, le mie amiche latine, sono tutte curvi. Perché la signorina, la signorina Monti, sì, che faceva prima la barista, questo è il popolo, la verità, studio, la realtà è in studio qui a Milano, è metà messicana e metà svizzera. In realtà il padre non l'ha mai conosciuto, da quello che ho letto. No. Mentre la madre è svizzera, e quando ha saputo la madre che lei ha aperto un canale OnlyFans, in cui si esibisce anche con scene hard, col suo fidanzato, con altre persone, con chi vuole, anche con donne, perché la signorina mi pare sia bisex. Sì. A te piacciono anche le donne, diciamo, come sessualmente ti piacciono anche? Sì, molto. Benissimo. Cioè, comunque le donne mi affascinano molto, però sono un po' più difficile sulle donne. Cioè, preferisci comunque l'uomo. Preferisci l'uccello. Sì, quello è vero. Cioè, questo è il punto. Sì, molto. Questo è il punto, no? Come dico io, questo è il punto. Ora, quando la madre svizzera ha scoperto, sì, ha saputo, certo, di questa apertura, di questo canale OnlyFans, e di questo cambio di lavoro, come l'ha presa? Questa è sempre una domanda interessante. L'ha presa molto bene. Mia madre è sempre stata con una mentalità molto aperta. Mi ha detto: finché non fai del male a nessuno, per me va bene. Quindi, per me, l'approvazione di mia madre è la cosa più importante. Fondamentale. Ma ha detto solo questo oppure ha aggiunto qualcos'altro? No, poi ha visto le cifre che faccio e mi ha detto complimenti. Complimenti, ma non è che ha detto per caso meglio questo che fare la escort, cioè ha detto pure questo. Ha detto pure meglio questo che comunque fare meglio la puttana virtuale piuttosto che la puttana benissimo. No, stupiamoci poi che vincono i sovranisti. Benissimo, che c'entrano i sovranisti? Questa è Svizzera, cioè abita in Svizzera, la Svizzera italiana, più sovranista della Svizzera. Scusi, signora Monti, questo non è una cosa da poco quello che ha detto sua madre, perché sua madre ha detto: se lei avesse fatto la escort, se tu avessi fatto la escort, magari per lei sarebbe stato un problema. E invece questo mestiere qua, questo nuovo mestiere che stiamo descrivendo ormai da mesi, da settimane, che è quello della escort virtuale, perché si può dire anche così, sex worker o escort virtuale, tu sei un escort virtuale perché vendi a un pubblico grande senza che questo pubblico possa toccarti. E tu scegli con chi trombare poi in fondo. Sì, cioè, quello sì. Il tuo fidanzato che tratta qui al di là del vetro, che ti ha portato qui, beh sì, certo, il fidanzato del vetro, e altre persone che tu vuoi, cioè scegli tu con chi scopare, da chi farti vedere. Esatto. Tu sei anche un po' malata di esibizionismo? Un po' tanto. Adoro essere al centro dell'attenzione, ma fin da quando sono piccola, quindi piccola, per me non è che c'hai già 23 anni, da quando sono piccola. Ma anche quando ero bambina, cioè non che in questo si può senso, dire che tu sei al centro dell'attenzione, occorre necessariamente spogliarsi, fare dei filmatini. Magari uno per stare al centro dell'attenzione può, che so io, laurearsi in fisica nucleare, può lavorare al CERN, può scrivere sul Sole 24 Ore, può fare il conduttore radiofonico, può prendere anche altre strade. Sì, ma per me non c'è nessuna differenza. Però se una persona può fare come Fabio Tamburini, che è il direttore del giornale, e non mi pare svolga lo stesso lavoro che svolge questa signora. Ma per me, il direttore della radio, il direttore del giornale, oppure una persona non che dignitosamente fa il suo lavoro su OnlyFans, pari non sono, cioè uno vale uno, è pur sempre un lavoro professionale. Probabilmente la signorina guadagna più di me e di te, cioè guadagna più di Tamburini, magari più, anche più di Barisoni. Non farei paragoni. Allora, non le chiedo quanto guadagna, perché mi pare riluttante a dichiarare anche per il fisco svizzero quanto guadagna, anche se le cose sono tassate in realtà, perché la cosa è tassata per forza, perché per forza OnlyFans si piglia i soldi, e dunque, e poi da noi sono molto rigorosi, molto. Ecco, però lei faceva la cameriera prima, no? Sì, e dunque lei è passata a un certo punto, no, da un guadagno all'altro, diciamo che l'ho più che triplicato. Quindi è tutto chiaro, dice. Che cosa inviti ancora a fare queste persone qui, se dicono sempre le stesse cose, Davide, no? Che guadagnano il triplo, il quadruplo, che gli piace. Mi racconto. Però c'è una cosa fondamentale: a 23 anni com'è che si decide di mettere il proprio volto a disposizione degli altri? Se uno vuole fa l'abbonamento nel suo canale. La solitudine e l'esibizionismo. No, l'esibizionismo cioè, sicuro, la solitudine che non sono seguite, che non hanno legami familiari solidi, forti, che non sono indirizzati.
fortunate, non hanno avuto. Ma perché sei così trasciane le cose? Magari non è solo per niente, cioè, fidanzati, amici, madre, eccetera, perché la devi definire come una sola? Cioè, un fidanzato molto sbagliato che addirittura la porta in radio a parlare di queste cose qui. Comunque, ragazzi, è sbagliato. È un ragazzo per bene, lo vedo qua, è un po' tatuato come lei, ma questa è la moda di adesso. Il problema non è tatuato, il problema è che se il tuo fidanzato ti porta in una radio per dire che tu stai facendo dei filmatini, li vendi, li fai. Cioè, sei connivente con la porcilaia, dici. Sei connivente con la porcilaia. È coprotagonista della porcilaia. Sei contento di essere cornuto, di essere anche lui a suo modo al centro dell'attenzione. Scusi, il suo fidanzato è contento di essere cornuto, non gliene frega niente, non usa la parola cornuto, no? Perché è tutto alla luce del sole. A parte che facciamo le cose insieme. Anche vabbè, ogni tanto lei tromba pure con qualcun altro, però, signorina, scusi. E con le donne. Con le donne? Sì. Dunque, non sei uno, non è cornuto con le donne, no, con gli uomini no, insieme a lui? No, no, con altri uomini no, solo o con lui o con le donne. Vabbè, vedi, questo è il punto, no? Avete limitato il danno, anche sua madre in realtà ha limitato il danno, perché dice il danno potrebbe essere quello che lei facesse la escort, invece limitare il danno, come con le droghe, no? La limitazione del danno, cioè c'è qualcosa di peggio, limitare il danno significa che lei fa la sex worker su OnlyFans, questo è. Solo online. Dunque, lei si rende conto che lei ha limitato il danno a sua madre, lei si deve rendere conto di questo, ha limitato i danni a sua madre. Ora, c'è una cosa che però mi attira, che è questa. Lei ha dichiarato: guadagno bene ma non esco più di casa. A Locarno la fermano per farmi battutacce. Ora, è vero o no? No, è molto vero, comunque esco... A Locarno, in Svizzera. Nella Svizzera della prostituzione legale. E questo Svizzera... infatti me l'ha detto tanta gente, che appunto comunque in Svizzera la prostituzione è legale, però è... ancora tanto un tabù, non in tutta la Svizzera in realtà, per essere onesti. Nella Svizzera italiana. Cioè ti guardano e tu dici perché non esci da casa perché... Ma in realtà potrei uscire, il problema è che magari sono con le mie amiche, c'ho tutti gli occhi addosso, passo in mezzo a magari ragazzi e ragazze, sento commenti brutti, cioè più che altro per le mie amiche, a me entra da un orecchio c'è dall'altro. Quindi. Questo è molto grave, signora mia, voglio dire, io quando passeggio per strada magari qualcuno mi dice Parenzo Combatti, è il massimo che mi può capitare. A lei, facendo un mestiere diverso dal mio, può essere che qualcuno faccia la battuta, cioè voglio dire, adesso però è una cosa molto brutta quello che accade, perché non capisco qual è il problema, cioè la ragazza qui, Melba Monti, ha 23 anni, ha deciso di fare questo mestiere perché guadagna il triplo, il quadruplo, perché sostanzialmente a lei piace fare la troia. Melba Monti non è parente di Mario Monti, perché non vorrei creare problemi. Scusa. Non è parente di Mario Monti. No, non è parente di Mario Monti. Mi rassicura questo che c'entra, sono tantissimi Monti in tutta Italia. Almeno quello. Ho capito, sai, quando uno si accende Radio 24 e dici c'è la signora Melba Monti, la prima cosa che dice è di ah, magari sarà parente. Invece no, diciamolo, perché altrimenti creiamo un danno enorme al senatore, che è il mio carissimo amico, peraltro. Però no, non è parente, allora lo ribadiamo, non è parente del senatore Monti, però se uno lo ribadisce ancora peggio, secondo me è ancora peggio, non è parente del senatore Monti, però cioè a lei quando dicevano sei una troia, uno non si offende, non si deve offendere, secondo me, perché ma a me non, appunto come ho detto, a me da un orecchio c'è dall'altro, più che altro per la gente con cui sono in giro, magari ho delle amiche che sono amare il sesso, lei ama il sesso, diciamo, sì. in maniera pazzesca, cioè ha sempre piaciuto il sesso, sì, sempre, anche sì. Farlo con le donne, con più persone, eccetera, sì, sempre piaciuto, sì. L'esibizione, farsi vedere, per esempio, sì, quello me. Proprio cioè io vivo per farmi vedere. Ah, impazzisci se ti vedono che tu che fai sesso con tuo fidanzato ti piace molto, se qualcuno ti vede. A me piacciono queste cose, ragazzi, sarà così. Una cosa un po' strana. No, questa è l'Italia, in questo caso questa è anche la Svizzera. Fermi tutti, grazie signora Monti, che non è parente di Monti. Italiani!